nell'incantato borgo di Colorandia viveva una famiglia felice. La figlia maggiore si chiamava Fiamma, per via dei suoi lunghi e bellissimi capelli rossi. La secondogenita, dai colori e dal carattere completamente diversi, si chiamava Lauretta. Il più piccolo dei figli, nato dopo molti anni, di nome Alè, era un ragazzo molto timido e assai gentile. Lauretta aveva tanti buoni motivi per essere felice. Era simpatica, una vera raccontastorie dal sorriso accattivante. Sapeva usare i colori come pochi e preparava buoni biscotti. Era una fanciulla di straordinaria bellezza, ma lei era sempre triste e infelice. Trascorreva le sue malinconiche giornate a desiderare non si sa che cosa. Non si sentiva abbastanza amata. Pensava persino che i suoi genitori volessero più bene ai suoi fratelli che a lei. Fiamma è la prima di noi figli, diceva tra sé, quindi è più importante di me. Alè è l'unico maschio, sicuramente il più amato. Allora Lauretta nascondeva le sue buone qualità e trasformava tutto in rabbia. Odiava il mondo intero, si sentiva brutta e arrivò persino a non uscire più di casa, perché era convinta che la gente la prendesse in giro. La cosa più triste di tutte era che negò alle persone che le volevano bene quel suo sorriso bello e contagioso. «Cosa posso fare per farmi notare?» si chiedeva. Un giorno ebbe un'idea. Decise che avrebbe rubato le meravigliose ali di una bellissima fata che viveva sul monte Inganno, uno dei monti che circondavano il borgo di Colorandia. Con quelle ali, pensò, sarò certamente la più bella e si accorgeranno finalmente di me. Si mise in cammino e dopo qualche giorno arrivò sul monte Inganno. Da lontano vide la fata che dormiva adagiata sopra un'enorme foglia che restava sospesa nell'aria a mo' di amaca e si avvicinò. Quando le fu accanto, al momento di toccarle le ali, l'altra si svegliò, fece un salto e afferrò la fanciulla. «Cosa stai facendo?» disse. «Non lo sai che chi tocca le mie ali muore?» La fata, che in effetti era la strega Malafede, si travestiva da fata e usava quelle ali per attirare l'attenzione di un potente mago, del quale era innamorata. «Ora pagherai per questo», aggiunse la strega Malafede, e portò Lauretta in una caverna buia e tetra, e le disse: «Per ora ti lascio qui. Non ho ancora deciso se devo tagliarti le gambe o cavarti gli occhi, oppure toglierti la vita». La fanciulla, spaventata a morte, cominciò a supplicarla. Ma la strega Malafede non ascoltò le sue suppliche e andò via, lasciandola in quell'orribile caverna. Lauretta piangeva e si disperava. Aveva capito veramente quante belle cose le aveva dato il Signore Dio. Ora che era lontana da tutti, capiva quant'era importante la sua famiglia e quanto tempo aveva sprecato a lamentarsi. Continuava a piangere mentre aspettava di conoscere il suo destino. Si accarezzò le palpebre, pensando al meraviglioso verde che dominava i suoi occhi. Ricordò quanto le piacesse dipingere e come amava i colori. «Non li potrò più vedere», pensava. «E se mi ucciderà? Più di morire mi dispiacerà del dolore che procurerò ai miei cari». All'improvviso vide una luce filtrare nella caverna. Guardò in alto e si accorse di una fessura, dalla quale si vedeva un pezzo di cielo. Si arrampicò, spostò un po' di muschio dalla parete e vide uno straordinario spettacolo.
Era una notte magica, la notte delle stelle. Ogni 23 anni succedeva che le stelle acquistavano magici poteri e brillavano nel cielo con una straordinaria potenza. Sembrava fosse giorno, tanta era la luce. Durante quelle notti, la strega Malafede non amava esporsi, altrimenti il mago si sarebbe accorto di qualche imperfezione del suo trucco. Quindi se ne stava ben rinchiusa nel suo antro. Una stellina nel cielo si accorse che qualcosa brillava sulla terra. Erano gli occhi bagnati dalle lacrime di Lauretta ad emettere tanta luce. La stellina si mise a parlare con Lauretta e le domandò: «Perché piangi? Cosa ci fai in quella caverna?» Lauretta rispose: «Sono prigioniera della fata del borgo di Colorandia. Mi tiene rinchiusa in questa caverna. Ha minacciato di uccidermi, ma se sarò fortunata, mi taglierà solo le gambe o mi caverà gli occhi». «Caspita, se sei fortunata! Comunque quella non è una fata, ma una strega. La conosco da 300 anni. È cattivissima. Oggi però non la vedremo in giro. Vediamo cosa posso fare per te». La stellina si rese conto che in quella magica notte avrebbe dovuto fare qualcosa per aiutare Lauretta. Parlò con Dio e questi le rispose: «Lo so, ho ricevuto tante raccomandazioni per questa fanciulla. Avevo già deciso di aiutarla. Bene, questa notte sfruttiamo i poteri di voi stelle. Fate una scaletta mettendovi una accanto all'altra e arrivate fin laggiù. Io farò in modo che quel buco si ingrandisca un po'. Lei salirà su di voi e infine chiederemo al nostro amico vento di spingerla fino a casa». Fu così che Lauretta venne fuori da quella caverna fredda e buia. Abbracciata ad un grappolo di stelle spinte dal vento, Lauretta fece ritorno nella sua casa e all'affetto dei suoi cari.